Allora, non ho cancellato perché poi mi sono dimenticato di darvi quella regola di Sarrus per le matrici 3x3. Allora, la regola di Sarrus dice questo: vi riscrivo la matrice da questa parte, vale solo per le matrici 3x3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Poi completiamo, diciamo, allunghiamo la matrice con due colonne, ripetendo le prime due colonne: A11, A21, A23, A12, A22, A23. Poi prendete tutti gli elementi su queste tre diagonali e moltiplicateli. Allora, se ci fate caso, A11, A22, A33 da qua, A12, A23 qua e A31, A12, A23, A31 sta qua, sempre col più. Poi c'è A13, A21, A32, dove sta? A13, A21, A32 sta qua, sempre col più. Adesso prendete e prendete queste altre tre diagonali, stavolta gli elementi li dovete moltiplicare, però ci dovete mettere il segno da meno davanti. Quindi A13, A22, A31, A13, A22, A31, vedete, sta qua e c'è un segno meno. Poi A11, A23, A32, A11, A23, A32, sta qua, sta col segno meno. E infine A12, A21, A33, A12, A21, A33 sta qua e pure sta col segno meno. Quindi praticamente la matrice 3x3 si fa diventare 3x5, poi si prendono tutte le diagonali che vanno da in alto a sinistra e in basso a destra, si moltiplicano gli elementi sulle diagonali e si fanno queste somme col segno più, poi si prendono tutti gli elementi sulle altre tre diagonali che vanno da in alto a destra verso basso a sinistra, e quelli là si moltiplicano e si prendono col segno meno. Quindi sono 6 prodotti, infatti noi qui abbiamo 6 prodotti. Okay? Abbiamo visto in verità che tramite le formule, se usiamo le formule di Laplace per calcolare il determinante, il numero dei prodotti da calcolare è n fattoriale, quindi qua sono 6 perché la matrice è 3x3. Se fosse 4x4 i prodotti sarebbero 24, quindi non ci pensate proprio a una matrice 4x4 di fare, cercare di fare qualcosa di simile. Funziona perché è 3x3. Chiaro? Va bene, quindi questa è un'altra, come dire, sottoregola che vale solo nel caso 3x3, un'altra formula che può essere utile per calcolare qualche determinante nei casi concreti. Okay. Allora, la proprietà numero 3 mi avete giustamente detto durante la pausa che l'abbiamo dimostrata l'altra volta, quindi rimane da dimostrare la proprietà numero 1. La proprietà numero 1 in realtà è facile da dimostrare, perché vi ricordo la formula di Laplace. Secondo la prima riga, determinante di A uguale somma di J che va da 1 a N di meno 1 alla 1 più J a 1 J, quindi determinante di A grande 1 J. Allora, che significa il determinante è funzione lineare di ogni riga? Significa che se io prendo qui la matrice A che ha per righe A1 fino ad I-1, poi c'è la riga I, poi c'è la riga I più 1,
poi c'è la riga fino ad AM. Poi prendo la matrice B, chiamiamola A primo, è la matrice che ha fino alla riga I-1, sono le righe sono tutte uguali. La riga iesima invece cambia, anzi chiamiamola P così si capisce bene che quindi ho chiamato le due matrici le ho chiamate A e B, però in realtà tutte le righe sono rimaste uguali tranne quella iesima che è cambiata. Chiaro? Adesso prendiamo quest'altra matrice qua, C, prendiamo la matrice che ha A1, AI-1, poi qua ci metto lambda AI più mu B con I, cioè la combinazione lineare, sulla riga esima faccio la combinazione lineare delle righe di A e di B, tutte le altre righe le lascio uguali. Allora che diciamo, devo mostrare che il determinante di C è uguale a lambda volte il determinante di A più mu volte il determinante di B. Questo significa che la riga è il determinante della funzione lineare delle righe, cioè se io ho tre matrici che hanno tutte le righe uguali tranne la riga iesima, dove la terza matrice sulla riga iesima ha una combinazione lineare delle prime due, allora il determinante della terza matrice è uguale alla combinazione lineare dei determinanti delle matrici delle prime due, cioè praticamente vedete? Quando vado a fare il determinante di questo è come se io qua potessi applicare la linearità, cioè io cosa faccio? Lambda la porto fuori per il determinante di A, perché quando ci metto la riga I mi viene la matrice A, più mu per il determinante di B, perché quando ci vado a mettere la riga B con I al posto qua dentro mi viene la matrice B. Questo significa funzione lineare di ogni riga. Le altre righe non le dovete toccare, cioè questo vale una riga alla volta. La dimostrazione è pressoché banale, dimostrazione di 3 della proprietà 3. Allora, se la combinazione lineare viene fatta sulla prima riga, la tesi segue dal fatto che A1J non cambia, diciamo, per nessuna delle matrici in questione. Allora, avremo determinante di C, questo qua sarà uguale a somma per J che va da 1 a N, lambda meno 1 alla 1 più J, qua ci devo scrivere lambda A 1J più mu B 1J per il determinante di A grande 1J. Per quale motivo? Perché sia la matrice A che la matrice B che la matrice C, questi qua sono gli stessi. Allora sviluppate la linea, cioè questi sono numeri fissi, questa è una combinazione lineare, la potete portare fuori e segue la tesi.
se invece la combinazione lineare viene effettuata su un'altra riga, la tesi segue per induzione. Pensate a questo caso qua, che sta, la matrice C sta ancora scritta qua. Quando io vado a sviluppare il determinante della matrice C secondo la formula della prima riga, la prima riga mi rimane uguale. Il determinante di C sarà uguale a somma per J che va da 1 a N meno 1 alla 1 più J a 1J, e il determinante di C grande è J, C grande 1J. Ma C grande 1J, vedete che in questo caso sono gli elementi della prima riga che sono rimasti uguali. Poi qua C grande 1J chi sarà? Sarà grande 1J tranne per il fatto che una certa riga che non sarà più quella iesima, sarà quella i meno unesima, ci sta una combinazione lineare. Allora, per ipotesi induttiva, sulle matrici di che non sono più n per n ma n-1 per n-1, varrà il fatto che la determinante della matrice C sarà uguale a C1J, sarà uguale a lambda volte determinante di B1J, qua sarà uguale insomma per J che va da 1 a n meno 1 alla 1 più J, qua verrà A1J per lambda volte determinante di A grande 1J più un volte determinato di B grande 1J. Finire di sviluppare l'ho ottenuto adesso. Quindi la tesi è vera. Oh, vediamo se ci avete capito qualcosa. Adesso facciamo un po' di esempi, eh. Quindi queste tre proprietà sono vere, tutte e tre, per le righe almeno, determinante è alternante nelle righe, cioè scambiando le righe, è una funzione lineare delle righe, e infine questa era la dimostrazione della prima, scusa, ho detto tre invece da... e poi il determinante della matrice identica fa 1. Ok. Allora, intanto vediamo se avete capito. Io ho questa matrice 3x3, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Andiamo a fare il determinante, sviluppiamo secondo la terza riga, allora qua mi viene 1 per 2 meno 1 che fa 1, più 1 per 1 meno, insomma il determinante di questo fa 2. Potete farlo anche secondo la prima riga, viene 1 per 1 meno 2 per meno 1, quindi 1 più 2 fa 3, 1 per meno 1 fa meno 1. Okay. Adesso vi chiedo quanto fa il determinante di questa? Senza calcolare. Non ci pensare proprio che faccio qua. Allora dico che fa 16. Perché fa 16? Ah, proviamo. Si vediamo secondo la prima colonna. 2 per
4 fa 8, 2 per 8 meno 4 fa 4, 2 per 4 fa 8, 8 più 8 fa 16. Perché 16? Perché il determinante è funzione lineare di ogni riga. Io qua non ho raddoppiato una riga, ma ho raddoppiato tre righe. Lo potevo fare anche una riga alla volta. Allora, se qua ci metto questo determinante, fa qua, perché ho raddoppiato una riga. È funzione lineare della prima riga? Sì. Mo, se faccio questo qua, 2, 4, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 1, quando deve fa? Da qua a qua, ho raddoppiato la seconda riga. È funzione lineare pure della seconda riga. Però questo determinante fa 8. Se raddoppio pure la terza fa 16. Oh no. Allora, vediamo un po' se avete capito. Quando fa questo determinante? Meno 12. Come avete capito? Perché faceva 2, questo l'ho raddoppiato e fa 4, questo l'ho triplicato e fa 4 per 3, 12, questo l'ho moltiplicato per meno 1 e fa meno 12. È chiaro, mo? Quindi il determinante è una funzione lineare di ogni riga, il determinante è alternante sulle righe, il determinante è la matrice tendica, fa 1. Ora, di funzioni come questa sulle matrici quadrate ce ne sta una sola. Siccome le stesse proprietà siamo in grado di mostrarle, anche se non facciamo, noi le abbiamo dimostrate facendo lo sviluppo secondo la prima riga. Ma secondo voi, se invece di fare lo sviluppo secondo la prima riga faccio lo sviluppo secondo la riga, la terza riga, cambia qualche cosa? Prima di tutto non cambia molto, perché io posso scambiare la terza con la prima. Allora, fare lo sviluppo con la terza, secondo la terza, o fare lo sviluppo secondo la prima, diventa la stessa cosa, però a segni scambiati. E quindi le proprietà valgono anche se faccio lo sviluppo secondo la terza riga. Ok? Ma a questo punto, che significa che se questo lo dimostriamo dopo, che di funzioni con queste proprietà ce ne sta una sola. Però siccome di funzioni con queste proprietà ce ne sta una sola, e lo dimostreremo quando faremo il metodo del pivot. Quindi quello lo dimostriamo in un altro modo. Visto che sviluppando secondo una qualunque riga le proprietà devono uscire fuori uguali, è chiaro, le proprietà non dipendono dal fatto che sviluppo secondo la prima, secondo la terza, secondo la cinquantesima. Allora, in particolare, tutti gli sviluppi secondo qualunque riga saranno uguali. Ok? Per far vedere che poi coincidono pure con gli sviluppi per colonna, poi ci servirà un'altra cosa che ci fa, un'altra piccola dimostrazione che ci dimostrerà che la determinante della matrice e della matrice trasposta sono uguali. Okay. Va bene. Adesso, queste sono le proprietà del determinante, quelle essenziali. Adesso andiamo a vedere delle altre proprietà del determinante che chiameremo derivate, perché si ricavano da queste essenziali. Adesso queste le andiamo a scrivere di seguito.
altre proprietà del determinante a K sarà R o C. Quindi le matrici per queste proprietà le prendiamo le aree complesse. Quindi vi ricordate, 1 è lineare, 2 è alternato, 3 è determinante della matrice identica fa 1. Adesso 4. Se una matrice ha due righe uguali, il determinante è 0. Questo è banale perché c'ha due righe uguali. Se scambio le due righe, che deve succedere al determinante? Deve cambiare di segno. Ma se scambio le due righe uguali, la matrice cambia? Allora ottenete che il determinante di A è uguale a meno il determinante di A. E quindi il determinante di A deve fare 0. In realtà vale perché la caratteristica del campo è diversa da questa nostra. Però vale. Ok, in L o C va 5. Se sommo ad una riga una combinazione lineare delle altre righe, il determinante non cambia. Per quale motivo? No, no. Okay. Il determinante non cambia per quale motivo? La matrice A era fatta così: A1, A2, AI, AN. La nuova matrice, chiamiamola A primo, com'è fatta? A1 fino ad AI-1 sono uguali. Al posto di AI ci devo mettere AI più somma di lambda J a J per J diverso da I. J che va da 1 a N, non lo scrivo per brevità. Poi ci metto AI più 1 a N. Allora, come vedete, le righe fino alla i meno unesima e dalla i più unesima in poi sono rimaste uguali. Per la proprietà numero 1, noi sappiamo che il determinante è una funzione lineare di qualunque riga e quindi anche della riga iesima. Quindi il determinante di A' è uguale al determinante di A, perché questa somma, attenzione, qua c'è la combinazione lineare, ma qua AI c'è il coefficiente davanti che è pari a 1. Perché se qua ci metto 3, il determinante cambia, sarà moltiplicato per 3. Ma io cosa ho scritto qua? Che sommo ad una riga, quindi quella riga non la tocco, una combinazione lineare, quindi ce la posso moltiplicare pure per lambda J, delle altre righe. Chiaro? Quindi viene determinante A più somma per J che va da 1 a N, J diverso da I, per il determinante di che cosa? A1
a qua ci metto lambda j, la porto fuori, e poi qua ci metto a 1 i meno 1, qua ci metto aj, qua ci metto i più, qua ci metto an. Ma che succede a questa matrice? Non ho fatto altro che portare fuori la combinazione lineare. Ma questa matrice qua, al posto della riga i, c'ha la riga aj al posto di agon i. Però la riga j, siccome j è diverso da i, deve comparire pure dall'altra parte, al posto suo. Per esempio, se i è uguale a 5 e j è uguale a 9, la riga 9 sta al posto di a 5, però poi al posto 9 ci sta la riga 9. Quindi questa matrice qua, tutte queste matrici che otteniamo qui, come sono fatte? Hanno due righe uguali, e allora il loro determinante fa 0, quindi si cancella e quindi rimane il determinante di A. Ok, andiamo a vedere queste due proprietà nella pratica. Allora, andiamo a fare il determinante di questa matrice qua. A quanto fa? Sviluppiamo secondo la prima riga, 1 per 1 più 1 fa 2, più 2 per 1 meno 3 fa meno 2, 2 per meno 2 fa meno 4, quindi viene meno 2. Adesso andiamo a fare il determinante di, allora facciamo 3 volte 1 1 meno 1 più 2 volte 3 1 1, quanto fa? 3 più 3 più 6 fa 9, 3 più 2 fa 5, meno 3 più 2 fa meno 1. Allora, sommiamo questa riga alla prima riga. 10, 5, 1, 1, 1, meno 1, 3. Cosa ho fatto? Ho sommato alla prima riga una combinazione lineare, un multiplo della seconda più un multiplo della prima. Ci siamo fino a qui? Andiamo a ricalcolare il determinante. Allora, questo qua fa 10 per il determinante 1 meno 1 1 1 meno 5 per il determinante di 1 meno 1 3 1 più il determinante 1 1 3 1, quindi qua viene 1 più 1 fa 2, 10 per 2 fa 20, 1 più 3 fa 4, per 5 per meno 5 fa meno 20, 1 meno 3 fa meno 2, quindi è rimasto meno 2. Lo vedete che non è cambiato? Il determinante non cambia. Qua ci potete sommare pure il centuplo di questa, pure ci sottraete 50 volte questa, quello che vi pare. Il determinante non cambia, ma attenzione, se io vado a fare qua due volte 1, 0, 2 più 9 volte più 9, 5, meno 1, questo mi fa 11, 5, 3, il determinante stavolta quanto fa? Ah, se vi ricordate fa 11 per quel determinante faceva 2, quindi viene 22, meno 5 per 4 che fa 20 come prima, poi più 3 per meno 2,
quindi qui viene 2 meno 6 che fa meno 4. Ah, il determinante è raddoppio. Perché? Perché stavolta la combinazione lineare, vedete, come è fatta? Due volte la prima riga più tre volte la seconda riga più due volte la terza riga, lo metto al posto della prima riga. Allora, alla prima riga ci potete mettere, ci potete sommare i multipli della seconda e della terza quanto vi pare a voi, e il determinante non cambia. Ma se la prima riga la raddoppiate, il determinante raddoppia. Perché io in questo caso sto raddoppiando la riga che già ci stava qua. E il determinante, essendo funzione lineare delle righe, se quella riga la raddoppia, il determinante raddoppia. È chiaro come funziona? Non è difficile. Il determinante è una funzione lineare di ogni riga. Il determinante è alternato, il determinante della matrice del fa 1. Ok. Adesso, prima di vedere le ultime proprietà, cioè le ultime proprietà sono che tutto quello che vale per le righe vale pure per le colonne, poi il determinante di una matrice della matrice trasposta è uguale, però questo poi lo voglio vedere con calma, lo vediamo tra l'altro meglio con gli esercizi oggi pomeriggio. Voglio invece cominciare ad accennare al metodo del pivot. Allora, il metodo del pivot, cominciamo. Allora, noi faremo il metodo del pivot per il calcolo del determinante, il metodo del pivot per la decomposizione LU e il metodo del pivot per il calcolo della matrice inversa. La decomposizione LU varrà anche per le matrici non quadrate. Invece la calcolo della matrice inversa, se il determinante di A è diverso da 0, si può fare solo per le matrici quadrate. Però questo, adesso noi facciamo il caso più semplice. Adesso partiamo con un esempio, poi lo aggiungeremo in generale. Partiamo col calcolo del metodo, partiamo con l'illustrazione del metodo del pivot per il calcolo del determinante. Allora, ripartiamo da questa matrice qua. Allora, noi sappiamo che se noi sommiamo a una riga un multiplo di un'altra riga, il determinante non cambia. Allora, cosa faccio? Prendo questa riga, la prima riga la tolgo dalla seconda. Per quale motivo? Così questa era, rimane uguale. Quando faccio questa meno questa mi viene 0, 1, meno 3. Ho fatto questa meno questa. Poi qua lascio, faccio tutti i passaggi. 3, 1, 1. Va bene fino a qui? È cambiato il determinante? No, perché io ho tolto dalla seconda, ho tolto la prima. Adesso dalla terza togliamo tre volte la prima. Allora, 1, 0, 2, 0, 1, meno 3. Allora, la tre volte la prima è 3, 0, 6. Quando vado a fare la differenza viene 0, 1, meno 5. Oh, cosa ho guadagnato adesso? Che sulla prima colonna, al di sotto della diagonale principale, ci sono tutti zeri.
Quindi se io volessi sviluppare il determinante secondo la prima colonna, per esempio in questo momento, questo mi fa 1 per meno 5 più 3 che fa meno 2. Vedete che il determinante non è cambiato, è rimasto sempre meno 2? Adesso posso anche continuare, posso fare così, 1, 0, 2, 0, 1, meno 3, posso fare questa meno questa, quanto mi viene? 0, 0, meno 5, meno 3, fa meno 2. A cosa sono arrivato? Sono arrivato a una matrice, come si chiama questa? Questa qua, una matrice di questo tipo, si chiama matrice triangolare superiore. Allora, che cos'è una matrice triangolare superiore? Allora, abbiamo una matrice A in cui tutti gli A e i J sono uguali a 0 se I è maggiore di J. Cioè, se stiamo al di sotto della diagonale principale, che vuol dire? Vedete? I sono 0, A2 1, A3 1, A3 2, cioè quando I è maggiore di J. Una matrice del genere si chiama matrice triangolare superiore. Naturalmente deve essere innanzitutto quadrata. Matrice n per n triangolare superiore vuol dire. Allora, proposizione: se una matrice è triangolare superiore, allora il determinante di A è uguale al prodotto degli elementi sulla diagonale, cioè uguale a 1 1 per a 2 2 per a n n. Cioè i matematici si dilettano a usare i simboli, il prodotto per i che va da 1 a n di a i, questo qua si chiama produttore, di greco maiuscolo si chiama simbolo di produttore, significa fare il prodotto di tutto quello che sta scritto là. Quindi invece di scrivere a 1 1 per a 2 2 per a 3 3 fino ad arrivare a nn, scriviamo così. Ok, questa proposizione come si dimostra secondo voi? Per induzione. Per induzione io prendo a 1 1 a 1 n 0 a 2 2 a 2 n 0 0 a 3 3 a n n, qua stanno tutti 0. Allora questo determinante, sviluppando secondo la prima colonna, anche uguale a 1 1 per il determinante di chi? Di a 2 2 a 2 n 0 a 3 3 e ad arrivare ad a 3 n, poi qua stanno tutti 0 e qua arriviamo da n. A 1 1 per il determinante, cancella la prima colonna, cancella la prima riga e rimane questa matrice qua. Ma questa matrice qua pure lei è triangolare superiore, però è di ordine n-1, quindi il prodotto, diciamo, il determinante di questa matrice è il prodotto degli elementi sulla diagonale. Pertanto viene A 1 1 per A 2 2 e il prodotto fino ad n. Oh, è molto simile a come si dimostrava che il determinante della matrice identica facesse uno. Semplicemente là potevo sviluppare secondo la prima riga o la prima colonna, è la stessa cosa. Qua devo sviluppare secondo la prima colonna, qui dovrei aver già fatto vedere che lo sviluppo secondo le righe, secondo le colonne, poi 5.
Allora, però, torniamo indietro. Vediamo un po' se questo metodo vi piace. Cioè, io cosa ho fatto? Ho cambiato la mia matrice. L'ho cambiata, l'ho cambiata, l'ho cambiata. L'ho fatta diventare triangolare. Ma se è triangolare, è facile fare il delineante, perché basta fare il prodotto di lamelli sulla diagonale. E uno potrebbe dire, ma tu per fare tutte queste operazioni ci hai messo più tempo che se calcolare direttamente il delineante. Fermo. Qua quante operazioni ho dovuto fare? Passare da qui a qui. 3. Che ho dovuto prendere questi tre elementi e togliere da questi. Poi quante operazioni ho dovuto fare qua? Altre 3. Perché ho dovuto prendere questa, cioè prendere questi elementi, moltiplicarli per 3 e poi toglierli da qua. Ok? E qui altre 3, ci ho dovuto fare queste operazioni. Quindi 3, 3, 6, 3, 9. 9 operazioni. In più, alla fine devo fare una decima operazione perché devo fare il prodotto in diagonale. Allora, vediamo un po'. Se lo faccio con una matrice in generale, quando voglio togliere un multiplo della prima dalla seconda, quante operazioni devo fare? N. Erano 3 perché la matrice era 3 per 3, ma se no devo fare N. Quante volte lo devo fare? Qua l'ho dovuto fare 2 volte, vedete, 3 per 2. Perché le righe sotto la prima erano 2. Ma se lo voglio fare in generale devo fare n per n meno 1. Poi qua ho dovuto fare altre 3 operazioni. Perché? 3 per 1, perché qua c'era una sola riga che era la terza, che era dopo la seconda. Quindi devo fare di nuovo n, ma stavolta per n meno 2. Cioè lo devo rifare un'altra volta su tutto il processo, però per n meno 2. Qua n meno 2 era 1 e ho finito. Se la matrice era 10 per 10, anzi qua ho sbagliato, è n per n meno 1. Io ho sbagliato in che senso? Nel senso che questa, la terza operazione non erano 3, ma erano 2, perché alla fine stanno 0. Quindi, quando tolgo gli zeri sulla seconda colonna, ho n-1, perché le posizioni sono diventate n-1, per n-2. Poi ci avrò più n-2 per n-3, più all'ultimo sarà 2 per 1. Alla fine saranno, l'ultimo addendo sarà 2. Quanto fa questo totale circa? Questo totale circa fa n cubo terzi circa. Per quale motivo? È un'approssimazione. Qui è come se io facessi, qua invece di prendere n per n-1 prendete n quadro, n quadro, n-1 quadro, n-2 quadro, eccetera. Allora se fate l'integrale da 1 a n di x quadro, quanto fa x cubo terzo? Credeteci, ve lo dico io, questo non ho bisogno di dimostrarlo perché non stiamo a fare analisi con me. Fa circa n cubo terzo, è dell'ordine di n cubo terzo. Ok? Allora, alla fine poi ci dovete aggiungere un'operazione per fare il prodotto in diagonale. Quindi le operazioni da fare per ricondursi a una matrice triangolare, poi ci sono delle eccezioni che vediamo oggi pomeriggio con gli esercizi. Le operazioni da fare sono circa n cubo terzi. Sono tante o sono poche? E rispetto al metodo di prima sono molte di meno. Perché se n è uguale a 10, 10 fattoriale quanto fa? 10 fattoriale fa milioni, 39 milioni, 36 milioni, quella che è.
8 fattoriali 5.040, 7 fattoriali 5.040, 8 40.320, 362.000, 3 milioni e 6, 10 fattoriali, 11 fattoriali 40 milioni. Quindi una matrice 11 per 11 devo fare 40 milioni di operazioni. Dice vabbè, che tanto le fa il computer. Anche il computer a 40 milioni comincia a faticare. Però diciamo che le fa in un secondo. Però se lo fate con quest'altro metodo, 11 al cubo terzi, quant'è? 10 al cubo fa 1000, diviso 3 fa 333, 11 al cubo diviso 3 farà 400. Un po' più di 400. Sono molte di meno, no? E se andiamo a 20 per 20? 20 fattoriale, mo, non sono milioni, ma sono milioni di milioni. E pure di più. Quindi, se lo fate col metodo standard, con la formula di Laplace, una matrice 20 per 20, anche con il computer più potente del mondo, non finite per Natale tra 300 anni. Invece, se lo fate con questo metodo, ci mette una frazione di secondo, perché 20 per 20 per 20 fa 8000, diviso 3 fa meno di 3000, 3000 operazioni, quello le fa in un lampo. Quindi in realtà questo metodo ci sembra che ci dia la stessa diciamo che ci mettiamo allo stesso tempo, ma non è così. Ci sembra perché le matrici sono di ordine basso, sono 3x3, 4x4. Quindi su queste matrici piccole non si apprezza la differenza. Ma se le matrici sono molto grandi, questo metodo che poi formalizziamo è estremamente più veloce, più potente della definizione data col metodo di Laplace. La definizione data con le formule di Laplace serve per far vedere le proprietà del determinato, non serve per calcolare i determinati. I computer non calcolano mai i determinanti con la formula di Laplace, calcolano sempre i determinanti con il metodo di Laplace. Sempre. Chiaro? Vabbè.